Allora, Luciano De Curtis, allora quando parlo di te mi viene in mente, tu sei stato maggiordomo, giusto? Sì, ho fatto maggiordomo per 30 anni all'estero per famiglie italiane che naturalmente erano all'estero per conto dello Stato italiano a fare il loro dovere, ma non in ambasciate, non in uffici consolari, ma effettivamente solo nelle loro residenze private, e accudivo quello che erano naturalmente la loro persona, la loro staff di servizio, i loro bimbi, insegnando anche loro determinate cose su quello che poi è anche attualmente il mio lavoro. Cioè, sì, perché Luciano è riuscito a trasformare la sua la tradizione e la sua esperienza, che non è semplice da trovare in Italia, perché il maggiordomo è un concetto tipicamente anglosassone, molto più straniero e esterofilo rispetto all'italiano, mentre invece lui ha lavorato comunque anche in Italia e sulla base di questa sua esperienza ha deciso di creare dei corsi di bon ton, ma soprattutto di riuscire a dialogare e a insegnare a chi ne abbia necessità come ci si comporta in diverse situazioni, giusto? Certo, giustissimo. Anzi, qua in Italia sono già 5 anni che esercito come docente personale in famiglie private, un giro di lavoro che mi ha creato un amico carissimo poi, avvocato di Verona, che quando mi ha chiesto ma cosa stai facendo in Italia dopo 30 anni di lavoro all'estero, naturalmente mi dovevo reinventare un lavoro perché alla mia età in Italia ormai non è semplicissimo. Quindi a un certo punto mi ha consigliato un suo omonimo avvocato e da lì è nato un passaparola per mezzo di questi professionisti, e naturalmente la cosa mi ha fatto molto piacere perché mi ha dato una mano grossa. Non dico il nome dell'avvocato perché naturalmente non si può dire, non vorrei dirlo perché anche lui è una persona molto riservata, però ho iniziato queste attività in un modo molto faticoso, perché in Italia impostare un galateo già ormai del terzo millennio non è facile. Però ci sto riuscendo passo per passo, eccetera, eccetera, e sono molto contento, Alessio, che questo stia succedendo, non tanto per il profitto, ma per le emozioni che io trasmetto e vedo che gli altri acquisiscono bene. Ma infatti io sono molto contento che tu faccia parte del team Free Magazine, lui avrà già a partire dal prossimo numero una sua rubrica che parlerà di bon ton, e sarà per noi un piacere seguirlo e supportarlo in tutte le manifestazioni e gli eventi in cui sarà presente. Per cui Luciano De Curtis, il signore del bon ton. Un ringraziamento a Free Magazine e a questi grandi professionisti che mi circondano.